Vediamo adesso sperimentalmente di ricavare la seconda equazione cardinale dell'equilibrio dei corpi rigidi, con questo esempio qua dell'asta. La seconda equazione cardinale sarebbe quella che impedisce al corpo rigido di ruotare attorno al punto vincolato. Qua il punto vincolato è il fulcro che coincide in questo caso con il baricentro. Tutti sanno che se mettiamo due pesi identici, però in posizioni diverse, lungo l'asta, l'asta non sarà in equilibrio ma ruoterà. Per esempio, se io metto questo peso qua e metto quest'altro peso più vicino, tutti sanno che alla fine l'asta ruota. Quindi, la condizione di equilibrio non è quella di mettere due pesi uguali. La situazione di equilibrio è che se questo peso si trova a una distanza doppia rispetto al peso di destra, allora a destra io devo mettere un peso doppio. In questo modo l'asta è in equilibrio. Quindi, la regola quindi qual è? Dove la distanza è maggiore, bisogna mettere un peso minore. Dove la distanza è minore, bisogna mettere un peso maggiore. E c'è una inversa proporzionalità fra le distanze e i pesi. Se la distanza è doppia, il peso è metà. Se la distanza è metà, in questo caso è 3 cancetti, è la metà di 6. Se la distanza è metà, il peso è doppio, due pesi anziché uno. Questa regola si può anche verificare, per esempio, se io metto questi pesi nel secondo gancetto, l'asta non è in equilibrio ma ruota. Perché? Perché 6 gancetti con un peso solo, qua invece i gancetti sono due, è la terza parte, la distanza. Siccome la distanza è un terzo, due gancetti rispetto a 6 è un terzo, allora il peso che devo mettere deve essere il triplo, così. Quindi distanza un terzo dell'altra, il peso è triplo. Quindi ecco qual è la regola. La regola è che il numero dei pesi deve essere inversamente proporzionale alla distanza dal fulcro. Ora, pausa.